Dottore Vincenzo Malamaci, e ti porto in Africa. È da 10 giorni che ne sto parlando, ne stiamo parlando, stiamo raccogliendo farmaci, consensi, solidarietà. Tutto è nato nel momento in cui io ho visto una... Ci diamo il tu, lo facciamo nel privato, lo facciamo anche nel pubblico. Ho visto una tua intervista e mi ha toccato il cuore, mi ha commosso. Ne ho fatto un bel po' di volontariato, ma questa è la prima volta che lo faccio con un entusiasmo diverso, in questo senso. Io vorrei che tu ripetessi quelle cose che mi hanno toccato il cuore in questa piccola chiacchierata che ci stiamo facendo. Abbiamo fatto un po' di foto, ci siamo scambiati un po' di strette di mano con degli amici e abbiamo raccolto dei medicinali che adesso, ringraziando tutti coloro che ce li hanno dati, ti consegniamo. Toccaci il cuore, vogliamo ascoltarti. Grazie Alfonso, grazie. Io, come giustamente tu dici, e forse di questo ti chiedo scusa, che ho tolto a te e ai tuoi amici a pace o sonno, come si dice a Napoli. Però, togliendo questa pace o sonno, ho scoperto delle persone meravigliose, di cui non avevo dubbi, perché la nostra terra ha sempre portato avanti le essenze più belle della solidarietà, della carità, della comprensione verso gli altri. Sì, oggi voi mi avete donato i vostri cuori, perché in ogni confezione di questi farmaci che avete raccolto con amore, voi avete messo i vostri cuori, cuori vostri, delle vostre famiglie, dei vostri figli, dei vostri ammalati, dei vostri parenti, dei vostri amici. È sempre un momento di emozione raccogliere dei farmaci qui in Italia e pensare che tanti di questi farmaci che noi alla fine gettiamo perché scadono nelle nostre cassettine farmaceutiche casalinghe possono dare la vita a delle persone che purtroppo non hanno nessuna possibilità di sopravvivenza da una malattia se non arriva la carità di qualcuno che porta un farmaco. Voi, credetemi, non potete immaginare la bellezza di somministrare una tachipirina a un bambino febbricitante che arriva da noi pieno di polvere e di terra e di fango perché la mamma non ha niente e non sa come aiutarlo. Un bambino con la malaria, con una febbre a 41-42, arriva con il visino pieno di fango perché non hanno niente. Poi hanno la possibilità di prendere un farmaco, un antimalarico, un antibiotico nelle infezioni, tante infezioni, Alfonso, vediamo, bambini con infezioni gastrointestinali, broncopolmoniti, con otite purulente, con infezioni della pelle, perché i roditori entrano nelle capanne e mordicchiano i bambini mentre dormono la notte e prendono infezione questi bambini. Bambini che vanno per chilometri a raccogliere un po' d'acqua nei pozzi di fortuna che sono vicino a casa loro e poi tornando a casa magari si feriscono con degli arbusti o con dei pezzi di lamiera arrugginita, prendono il tetano, prendono infezioni che da noi ormai non esistono. Noi vediamo il vaiolo, noi vediamo tante situazioni disastrose. Ebbene, quanto è bello poter portare questa carità vera, palpabile, toccabile, visibile, che poi alla fine non costa niente, perché se ci guardiamo intorno, noi abbiamo dato quel qualcosa che in più qualcuno aveva dato a noi gratuitamente. Quel qualcuno che muove queste pedine, che vuole che stasera siamo qui a parlare attraverso un video in mezzo ad amici meravigliosamente cari, nei quali io mi sento quasi conoscente da anni e non conoscente da poco, perché quando c'è l'amore vero, quando c'è la solidarietà vera, non fatta di parole ma di gesti concreti, gli anni non contano e i momenti diventano eterni, per cui si è amici da sempre. E io con questi amici di sempre, di Pellezzano, e ringrazio Alfonso che è stato un motore, devo dire, fortissimo, che nel giro di poco ha dato un input e che non finisce qui, perché la cosa bella, e voglio dirlo io, perché forse Alfonso non lo vuole dire per la sua umiltà, io vado in Africa con un mandato, vado a dire a quelle persone che muoiono, guardate che non è solo questo un semplice fiore che vi arriva e poi vi abbandoneremo, ma c'è un gruppo di persone che hanno un cuore, che hanno un'anima, che hanno la volontà di aiutarvi, che saranno ancora accanto a voi per il futuro. Quindi stasera nasce, si può dire, un gemellaggio che vale molto più dei gemellaggi fatti sulle carte che molte volte restano nei cassetti. È un gemellaggio d'amore.
E l'amore non si firma con la penna. L'amore in questo momento per questa gente si firma col sangue di questa gente che viene sparso per le strade. Si firma col pianto di quelle mamme che vedono morire i figli senza poter fare nulla. Si vede anche nella gioia di quelle persone che quando arriveremo fra qualche giorno, perché fra qualche giorno noi saremo proprio lì in Costa d'Avorio e visiteremo in villaggi poverissimi, saremo in mezzo alle loro capanne che sono regge perché sono piene di amore, saremo insieme ai loro anziani perché in quelle capanne c'è anche l'anziano, perché non esistono le case di riposo. Il vecchio è la prima persona che mi viene invitata a visitare, poi dopo, se c'è tempo, si visitano i figli del vecchio. Saremo in mezzo a quei bambini col fuoco acceso di notte per allontanare gli animali, che avranno il nonno e la nonna per ascoltare le fiabe, i racconti, racconti di povertà, racconti di miseria, racconti di morte, ma pieni di onore, pieni di onestà, pieni di amore, pieni di condivisione, pieni del senso della famiglia, di quei sensi che oggi purtroppo stiamo perdendo via via con questo nostro progresso. Le tue parole sono state forti, io le ho recepite e vedo un riscontro in quello che dici, nella quotidianità, nella sofferenza di tante persone, che sembra quasi uno scoglio insormontabile per certi versi, quando poi delle realtà che tu ci stai trasmettendo e ci stai trasferendo sono delle vere e proprie catastrofe, delle tragedie. Oggi diciamo di essere pieni di problemi, usiamo la parola problema, ho un problema, c'è un problema. Ma che problema abbiamo noi nel momento in cui stiamo bene e se ci rapportiamo a delle realtà? Allora io dico questo, è un percorso che possiamo fare tutti insieme, ma non solo per l'Africa, dobbiamo aprirci a quelli che sono, come dicevi tu, quei valori che abbiamo perso, il valore della sofferenza purtroppo non è un fatto che capita solo a qualcun altro, ma capita a tutti. E allora dobbiamo imparare a condividere e a promuovere le soluzioni anche in tal senso. Ci è tolto il sonno, come dicevi tu, ma non la fantasia, non ci è tolto nemmeno il sonno, a dire il vero, perché non ci interessa. Ne avremo di tempo per dormire e per riposare, sì, allora ci vorremmo svegliare. Allora, Vincenzo, io ti voglio ringraziare. Voglio ringraziare, siamo ospiti della Proloco di Pellezzano, che nella persona del dottore Salvatore Avagliano ci ha accompagnato in questo percorso di raccolta. Come tanti altri amici, associazioni, scuole e quant'altro ci hanno dato una mano, il risultato lo vedi. Lo teniamo qui davanti. Abbiamo stabilito qualcosa di importante noi adesso, quello che io dico da sempre, lo stiamo dicendo anche con la Proloco a Pellezzano, ne ho parlato a Salerno, ne parlo con gli amici insieme, è possibile. La promozione e la sensibilizzazione è la carta vincente. Porta questo nostro messaggio in Africa, porta una parte del nostro cuore e a nome mio so di poterlo fare anche a nome di Salvatore della Proloco di Pellezzano, cerca di trasferire questo nostro desiderio di poter essere utili a loro nel nostro piccolo. È il mio impegno personale e lo voglio fare pubblicamente, come sono abituato a fare, di seguire le tue indicazioni, perché io non sono bravo in questo. Posso fare tanto, tra virgolette, ma non sicuramente sono preparato. Allora voglio seguire le tue indicazioni, mi dirai come e come coinvolgere, come fare, e faremo questo percorso in maniera tale che questo messaggio arrivi ai cuori, ma non solo, ma anche praticamente alle realtà dell'Africa, come tu sai fare. E noi, se mi consenti, siamo a tua disposizione. Grazie Alfonso, e ti ringrazio tanto, e non è poco quello che tu mi dai unitamente ai tuoi amici, mi rivolgo a te, ma è chiaro che in te vedo, si è presente la Proloco, vedo gli altri amici che ho conosciuto stasera, vedo la scuola che è presente qui con noi. Non è tanto il bisogno di amare quanto il bisogno di essere amati,
e forse tutti abbiamo bisogno di sentirci amati. E dove c'è la carenza dell'amore, sicuramente quella parte di Africa che muore e che ti abbraccia e che ti stringe anche per un'aspirina che tu hai dato, è il messaggio più bello di ritorno per sentirti accarezzato dall'amore da questa gente. Ecco, io porto in Africa fra qualche giorno il vostro amore, mi carico perché dando i farmaci sembra che io mi svuoti, ma alla fine le mie mani torneranno piene, ricche, di valori, di dignità, di amore, di calore umano, che tante volte qui non riusciamo a trovare. Perché quelle persone che verranno accanto a me e riceveranno questo farmaco non mi toglieranno niente, ma mi arricchiranno con il loro calore. Io vado in Africa, porto i vostri farmaci, ma vi porto dall'Africa l'amore di quei bambini che vi assicuro è il premio più bello che una persona possa avere nella vita. Grazie. Grazie per quello che fai. Grazie.